amici e bentornati in questo nuovo video. Come state? Io tutto bene, spero anche voi. Sono qui oggi per tenervi ancora un po' di compagnia con i miei video, dove appunto vi farò vedere quali sono le 5 cose che porto sempre con me quando vado a fare i concorsi e le gare, ovvero le 5 cose che veramente sono fondamentali e che porto sempre con me. Spero che questo video vi possa interessare e anche tenere compagnia, insomma. E niente. Allora, come primo oggetto che ho deciso di mettere all'inizio di questa lista ci sono le mie cuffiette AirPods, che sono veramente indispensabili e fondamentali e che vanno veramente dove vado io, da tutte le parti, quindi in gara le porto sempre con me. Perciò quando vado in gara sono sempre con me e durante il tragitto in macchina mi ascolto tutta la mia playlist di canzoni perché mi piace un sacco, mi rilassano tantissimo e poi mi fanno pensare alla gara, a tutto il contesto in generale. Quindi mi piace tantissimo, non so se sono l'unica a farmi, non lo so, questi pensieri o comunque mentre sono in macchina a pensare un po' alla gara e tutto. Però fatemelo sapere che sono un sacco curiosa, insomma. Come secondo oggetto invece, che non è per me ma per la mia cavalla, ho messo un bel sacchetto pieno di frutta, quindi carote, mele, sedano, finocchio, carrube anche, che sono appunto per Fami e le non mancano mai veramente. Ci sono sempre e gliele do qualcuna prima di iniziare la gara e la maggior parte dopo. E quindi questa è la seconda cosa che c'è sempre con me e che non dimentico mai, insomma. Come terzo oggetto che ho messo invece in questa lista ci sono una tuta di ricambio che utilizzo appunto dopo la gara per stare più comoda, essere più tranquilla di non sporcare tutti i pantaloni e la maglietta bianca, che se no veramente viene fuori un macello. Quindi dopo la gara mi cambio un attimo e metto su questa tuta per stare soprattutto più comoda, insomma. Quindi questo è il quarto oggetto che c'è sempre con me quando vado in gara. La quinta cosa invece, che è veramente veramente importante, in realtà forse voi mi prenderete anche in giro, però veramente ho una fissa per questa cosa, è questo traccetto, questa pezza per gli occhiali, perché io sono ossessionata dal fatto di avere gli occhiali puliti, nel senso che anche se vedo una piccola macchiolina o qualcosa di sporco negli occhiali, quindi non ci vedo bene, mi dà un sacco fastidio e quindi quando devo andare a fare la gara mi do sempre una passata con questa pezza per essere tranquilla di non vedere niente di strano, qualcosa che mi dia fastidio, che mi distragga un po'. E quindi questa pezza è veramente indispensabile, insomma, per chi ha gli occhiali può capire. Infine, come ultima cosa, però non di meno importanza, insomma, che in realtà ho utilizzato e portato con me solamente in questi ultimi concorsi, è la mia macchinetta fotografica, che è una Nikon D90, con il quale mi faccio fare appunto un sacco di foto, non solo mentre faccio la gara, ma soprattutto mentre magari preparo la cavalla, mentre sono in campo prova, dopo la gara, quando vado a fare delle passeggiate, così per rilassarmi un pochino, eccetera. Infatti è utilissima anche perché così ho un sacco di ricordi e di cose di questa gara, di tutti i momenti, insomma. E niente, questo video termina qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, fatemi sapere invece giù nei commenti qual è il vostro oggetto che portate sempre con voi nei concorsi e che non potete lasciare per nessun motivo a casa, che sono veramente tantissimo curiosa di sapere che cos'è. E mi raccomando, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo.